prodotto fresco che viene congelato e poi scongelato per far sì che la frutta rilasci il suo succo, il suo liquido e ci crei una, aggiungendo sale, una salamoia omogenea per questa fermentazione. Congelare e far scongelare mi rilascia molti più liquidi che molti nella lavorazione diretta. Assolutamente. Andiamo a creare la nostra salsa di finto pomodoro, quindi utilizziamo le prugne come se fossero dei pelati e andiamo a creare una salsa cuocendola con un po' di olio, un po' di cipolla, un po' di aglio, rosoliamo bene, aggiungiamo le nostre prugne, cuociamo come fosse una salsa di pomodoro per circa 40 minuti, viene passata e otterremo una salsa acida, molto acida, che con l'aggiunta di un olio al basilico, delle foglie di basilico nel periodo estivo, dell'origano, comunque delle erbe aromatiche che stanno bene col pomodoro, quando andremo a spalmarlo su questa bruschetta, il ricordo sarà quello di mangiare una bruschetta di pomodoro, però all'interno avremo solo le prugne fermentate.